Parliamo ora della semantica ecografica e degli artefatti. L'immagine ecografica si forma per interazione fra il fascio ultrasonoro ed i tessuti. L'interazione può essere semplice e dà origine all'immagine elementare o complessa e dà origine all'artefatto. Parliamo ora dell'interazione semplice. Di fronte ad un'immagine ecografica bisogna sempre chiedersi se ci si trovi di fronte ad una struttura liquida o solida, ad una struttura omogenea o disomogenea, a una struttura normale o patologica. Passiamo ora in rassegna i vari tipi di strutture. La struttura liquida è caratterizzata dall'assenza di interfacce al suo interno che siano in grado di riflettere gli ultrasuoni. Quindi si avrà una cosiddetta immagine di vuoto acustico, caratterizzata dal colore nero all'immagine ecografica. Se questo infatti è il nostro trasduttore, questo è il fascio ultrasonoro è in grado di attraversare indisturbato la struttura liquida in assenza di riflessione degli ultrasuoni che quindi la attraversano. L'immagine viene rappresentata con il colore nero nell'immagine ecografica e parleremo quindi di ecostruttura anecogena. Questo è un esempio di struttura liquida, completamente nera e della vescica. Le strutture solide sono caratterizzate invece dalla presenza di interfacce al loro interno che sono in grado di generare riflessioni del fascio ultrasonoro in tutte le direzioni dello spazio. Parliamo quindi di diffusione, dando luogo ad una serie di echi riflessi di intensità più o meno elevata a seconda delle caratteristiche intrinseche del tessuto. Parliamo quindi di impedenza acustica. Si viene così a formare nel nostro monitor ecografico una cosiddetta immagine di parenchima che è caratteristicamente rappresentata da una immagine grigio, di grigio in relazione al grado di ecogenicità. Parleremo quindi di ecostruttura iperecogena, se è più chiara rispetto ad un parametro di riferimento, isoecogena, se è uguale rispetto ad un parametro di riferimento, o ipoecogena, se è più scura rispetto ad un parametro di riferimento. Quindi se questo è il nostro trasduttore, questo è il fascio ultrasonoro che viene emesso, questa è la nostra struttura in esame, abbiamo detto che una parte di echi viene riflessa e quindi torna al nostro trasduttore, viene analizzata per costruire l'immagine ecografica, un'altra parte invece procede attenuata verso i tessuti sottostanti posti subito dopo la nostra immagine. E quindi questa immagine verrà rappresentata con il colore grigio, più o meno intensa a seconda dell'impedenza acustica del tessuto e quindi della capacità di riflettere il fascio ultrasonoro. E abbiamo una particolare situazione di struttura solida che è in grado di riflettere completamente il fascio ultrasonoro, quindi tutto il fascio ultrasonoro che viene emesso viene riflesso dalla stessa struttura. Parliamo di riflessione speculare, abbiamo una cosiddetta immagine di parete che è un'immagine bianca caratteristica delle strutture ad elevata impedenza acustica. Qua alcuni esempi di strutture solide, questa è una struttura isoecogena rispetto al parenchima circostante, questa è una lesione sfumata, si vede appena appunto perché l'ecostruttura è equivalente rispetto a quella del parenchima circostante, questa è una struttura ipoecogena che è più scura rispetto al parenchima circostante, questa è una struttura invece iperecogena, quindi più chiara rispetto al parenchima circostante. In un'immagine ecografica possiamo trovare tutti e tre tipi di immagine di cui vi ho parlato, quindi un'immagine di vuoto acustico, un'immagine anecogena, un'ecostruttura anecogena che in questo caso è rappresentata dalle vene sovraepatiche, un'immagine di parenchima, quindi un'immagine ecogena e un'immagine di parenchima, in questo caso rappresentata dal diaframma, quindi struttura iperecogena, altamente riflettente.
Bisogna inoltre chiedersi se ci troviamo di fronte a una struttura omogenea o disomogenea. La struttura omogenea è caratterizzata da caratteristiche ecostrutturali mantenute uniformemente in tutta la formazione in esame, quindi sostanzialmente è una struttura costituita da elementi ad uguale impedenza acustica, quindi l'ecostruttura sarà totalmente anecogena, ipoecogena, iperecogena o isoecogena. Le strutture disomogenee invece sono caratterizzate dalla presenza al loro interno di elementi a diversa impedenza acustica, quindi coesistono diversi aspetti ecostrutturali. Le strutture liquide quindi possono essere omogenee o disomogenee, così come le strutture solide. Veniamo ora a qualche esempio. Queste sono strutture liquide omogenee, per esempio la vescica, che è una cavità naturale dell'organismo, cavità neoformata come la cisti epatica, oppure delle raccolte libere o saccate, come in questo caso il versamento ascitico. Tra le strutture liquide disomogenee, invece, ricordiamo le strutture caratterizzate dalla presenza di materiale corpuscolato al loro interno. Vediamo in questa immagine una colecisti con materiale corpuscolato, quindi degli echi interni. Quindi parliamo di struttura liquida sicuramente, ma disomogenea per la presenza di questi echi al suo interno. Oppure le strutture liquide disomogenee possono essere tali perché caratterizzate dalla presenza di fini setti al loro interno, quindi questa è una cisti settata caratterizzata da questi echi al suo interno, che sono appunto dei setti. Oppure può essere disomogenea una struttura liquida per la presenza di vegetazioni parietali, come in questo caso la colecisti caratterizzata da questa vegetazione parietale, che è un polipo di parete. Oppure possono essere disomogenee per la presenza sia di componente anecogena liquida che di componente ecogena, quindi solida, ma disomogenee prevalentemente liquide quando la componente anecogena prevalga su quella ecogena. Le strutture solide invece omogenee sono caratterizzate, come vi dicevo, da echi regolarmente distribuiti, di intensità luminosa simile, come in questo caso il parenchima epatico. Mentre le strutture solide e disomogenee sono caratterizzate da echi con differenti ampiezza, distribuiti in maniera disordinata, come nel caso per esempio del rene, che è caratterizzato da una corticale isoecogena rispetto al parenchima epatico, da una midollare iperecogena rispetto al parenchima epatico e dalla presenza anche di piramidi che sono invece ipoecogene rispetto al parenchima epatico. Bisogna infine chiedersi se si tratti di una struttura normale o patologica. Le strutture normali o patologiche possono essere liquide, solide, omogenee o disomogenee. Passiamo ora in rassegna alcune strutture normali. Fra le strutture normali liquide omogenee ricordiamo la vescica, per esempio qua rappresentata, oppure un grosso vaso addominale. Fra le strutture normali, liquide, disomogenee per la presenza di materiale corpuscolato, ricordiamo per esempio le anse intestinali, caratterizzate appunto da questi fini echi al loro interno. Fra le strutture normali, solide, omogenee, ricordiamo tutti gli organi parenchimatosi, fra cui il pancreas, qua rappresentato, oppure la milza. Fra le strutture normali, solide, disomogenee, ricordiamo il rene, come vi facevo vedere prima. Passiamo ora in rassegna alcune strutture patologiche. Fra le strutture patologiche liquide omogenee ricordiamo per esempio le cisti, oppure i versamenti, in questo caso un versamento ascitico in un fegato marcatamente cirrotico. Fra le strutture patologiche liquide disomogenee per la presenza di materiale corpuscolato al loro interno ricordiamo per esempio tutte quelle situazioni di flogosi, come per esempio nel caso della colecistite acuta, oppure delle emorragie intracisti, come in questo caso. Fra le strutture patologiche liquide disomogenee per la presenza di setti, ricordiamo, come vi dicevo, le cisti settate, per esempio, oppure fra le strutture patologiche liquide disomogenee per la presenza di vegetazioni parietali, ricordiamo per esempio delle neoformazioni di strutture anecogene come neoformazioni della vescica, questa è la neoformazione di parete,
oppure trombosi di vasi, in questo caso trombosi della vena porta. Le strutture patologiche liquide disomogenee possono essere tali anche per la presenza di prevalente componente liquida, come nel caso per esempio di raccolte organizzate. Vediamo qua rappresentata un'immagine. Fra le strutture patologiche solide omogenee, identifichiamo tutte le organomegalie, come nel caso per esempio della splenomegalia, oppure tra le strutture patologiche solide disomogenee parenchimali, identifichiamo tutte quelle condizioni di, per esempio di flogosi degli organi parenchimatosi, come la tiroidite, l'epatite, la pancreatite, qua rappresentata. Fra le strutture patologiche solide disomogenee, per la presenza di cono d'ombra posteriore, ricordiamo i calcoli, poi del cono d'ombra posteriore ne parleremo nella sezione dedicata agli artefatti. Questo è un calcolo appunto con il cono d'ombra posteriore. Tra le strutture patologiche solide disomogenee, prevalentemente solide, ricordiamo per esempio alcune neoplasie, come nel caso di questa massa pelvica. Passiamo ora agli artefatti. Gli artefatti non sono altro che false immagini che, pur originando dalla realtà anatomica, non la riproducono in maniera esattamente corrispondente. Gli artefatti dipendono da interazioni complesse fra il fascio ultrasonoro e di tessuti. Fra queste interazioni complesse ricordiamo la rifrazione, che altro non è che il cambio di direzione del fascio ultrasonoro che incontra le strutture analizzate, multiple riflessioni, variazioni della velocità di propagazione degli ultrasuoni o variazioni dello spessore della composizione del fascio ultrasonoro. Gli artefatti possono essere utili a fini diagnostici e quindi possono essere utili per porre diagnosi oppure possono essere fonte di errore. Gli artefatti li riscontriamo in qualsiasi esame ecografico che eseguiamo e il loro riconoscimento è fondamentale per consentire una corretta diagnosi. Quindi gli artefatti utili ai fini diagnostici danno luogo ad immagini particolari e caratteristiche utili per fare diagnosi, e tra questi identifichiamo l'artefatto a coda di cometa, il ring down artifact, il cono d'ombra posteriore, le ombre acustiche laterali e il rinforzo posteriore di parete. Mentre gli artefatti fonte di errore danno luogo ad immagini distorte e modificate, quindi possono trarre in inganno l'operatore. Fra gli artefatti fonte di errore ricordiamo le riverberazioni, l'effetto specchio, l'artefatto da variazione della velocità di propagazione, lo sdoppiamento dell'immagine, l'artefatto dei lobi laterali e l'effetto di volume parziale. Analizziamo ora i principali artefatti che riscontriamo durante un esame ecografico. La riverberazione è il prodotto di riflessioni multiple tra il trasduttore e strutture fortemente riflettenti, fra le quali strutture ossee, gas e calcificazioni. La riverberazione si viene a formare in quanto il nostro trasduttore emette il fascio ultrasonoro che incontra perpendicolarmente strutture altamente riflettenti, quindi una parte degli echi viene, una parte o totalmente, la totale Il rinforzo posteriore si viene invece a formare quando il fascio ultrasonoro attraversa una struttura liquida e quindi non viene né assorbito né attenuato né riflesso, e il fascio ultrasonoro che incontra quindi i tessuti posti dietro strutture liquide avrà un'intensità maggiore. L'immagine ecografica che ne deriva sarà caratterizzata da un aumento di intensità degli echi nella zona a valle di una raccolta liquida. Il rinforzo posteriore quindi è sicuramente un artefatto utile ai fini diagnostici in quanto permette di porre diagnosi di struttura liquida. Questa è la struttura liquida, questo è l'artefatto di rinforzo posteriore, in quanto vediamo che questa zona posta subito dopo la struttura anecogena risulta più ecogena rispetto al parenchima circostante. Parliamo quindi di rinforzo posteriore. L'effetto specchio
si viene a formare invece tutte le volte che il nostro fascio ultrasonoro incontri una superficie ricurva altamente riflettente. Quindi il riflettore speculare, che è appunto questo, è una struttura che riflette completamente gli echi incidenti. L'eco incidente verrà quindi prima ostacolato dall'immagine vera, che è questa l'immagine che andiamo ad analizzare, e poi dal riflettore speculare che fungerà da nuovo fascio incidente nella struttura. E quindi si andrà a formare una seconda immagine che verrà percepita come più lontana, in quanto si avrà una prima immagine localizzata appunto. Vediamo ora alcuni dei principali artefatti. La riverberazione è il prodotto di riflessioni multiple fra il trasduttore e strutture fortemente riflettenti, fra le quali strutture ossee, gas e calcificazioni. Si viene a formare in quanto il fascio ultrasonoro incontra perpendicolarmente strutture altamente riflettenti e quindi gli echi vengono riflessi e tornano al trasduttore per essere registrati come eco di ritorno. La parte dell'onda riflessa viene quindi nuovamente diretta verso il tessuto esplorato dove lo colpisce di nuovo, quindi una situazione uguale alla precedente. Questo si potrà ripetere un numero di volte proporzionale rispetto alla potenza iniziale del fascio e alla capacità riflettente dell'interfaccia. Si vengono quindi a produrre una serie di echi di ritorno di potenza via via inferiore, dando origine sull'immagine ecografica ad una serie di linee di echi di intensità decrescente, distanziate tra di loro da una periodicità fissa che è in funzione del tempo intercorso fra l'emissione e la registrazione del segnale. Infatti, gli echi di ritorno hanno un tempo di ritardo crescente, in quanto sono echi a vengono registrati come echi a distanza sempre maggiore. Quindi la ricostruzione dell'immagine avviene in funzione del tempo che gli echi di ritorno impiegano per tornare alla sonda. Quindi maggiore il tempo, maggiore la distanza. Il tempo che impiega l'eco di ritorno per tornare al trasduttore viene percepito, viene poi decodificato come immagine più lontana. Quindi si verranno a formare nella nostra immagine ecografica una serie di bande ecogene parallele, equidistanti fra di loro ed intensità decrescente. Questa è una tipica immagine del fenomeno della riverberazione. Vediamo appunto questi echi paralleli tra di loro. È un fenomeno che può essere un fenomeno fonte di errore, in quanto posteriormente rispetto alla nostra immagine non riusciamo a distinguere le strutture che sono situate posteriormente rispetto alla nostra immagine, in quanto questo fenomeno di riverberazione le copre, ma può essere anche utile in quanto, per esempio, nell'ecografia toracica ci può dire che all'interno del polmone normale è presente dell'aria, quindi vengono rappresentate le caratteristiche linee denominate linee A. L'artefatto a coda di cometa invece è il prodotto di riflessioni multiple fra parete posteriore e anteriore di un oggetto di piccole dimensioni ed elevata impedenza acustica, quindi parleremo di riverberazione interna ed è tipica delle clips metalliche, dei tubi di drenaggio, delle calcificazioni oppure anche dei cristalli di colesterolo. L'immagine ecografica che ne deriva è caratterizzata dalla presenza di strie iperecogene che si dirigono lungo la direzione di propagazione del fascio ultrasonoro. L'artefatto a coda di cometa è sicuramente un artefatto utile ai fini diagnostici, in quanto, come in questo caso, permette la diagnosi di colesterolosi delle pareti della colecisti. Questa è la tipica immagine che si viene a formare a livello di accumuli di colesterolo della parete della colecisti. Questa è un'immagine analoga. E anche questa. Il
Il cono d'ombra posteriore invece è un artefatto che si viene a formare quando il fascio ultrasonoro incontra dei tessuti con elevata impedenza acustica, calcoli, gas, tessuto osseo, tessuto fibroso, e si ha quindi una completa riflessione e assorbimento del fascio ultrasonoro. L'immagine ecografica che ne deriva è caratterizzata dalla presenza di un'ombra acustica priva di echi. Quindi vediamo qua rappresentato un calcolo e caratteristico appunto il cono d'ombra posteriore, questa immagine priva di echi in quanto il calcolo e quindi la struttura calcifica ha completamente riflesso il fascio ultrasonoro senza permettere quindi il passaggio di fasci ultrasonori posteriormente che permettano quindi la visualizzazione delle strutture poste subito dietro il calcolo. Il cono d'ombra posteriore è sicuramente un artefatto utile ai fini diagnostici in quanto permette un'immediata diagnosi come in questo caso per esempio di calcolo della colecisti, ma può essere anche un artefatto fonte di errore in quanto non permette la visualizzazione delle strutture situate subito posteriormente rispetto all'immagine altamente riflettente. Il rinforzo posteriore invece è caratterizzato da una sì. L'effetto specchio invece si viene a formare tutte le volte che il nostro fascio ultrasonoro incontra una superficie ricurva altamente riflettente. E quindi l'eco incidente verrà prima ostacolato dall'immagine vera, che è appunto questa, e poi dal riflettore speculare, che fungerà da nuovo fascio incidente nella struttura. Verrà quindi percepito il tutto come un allungamento del tempo di registrazione dell'immagine e quindi la immagine verrà rappresentata come più lontana. L'immagine ecografica sarà caratterizzata quindi da una riproduzione dell'immagine sia nella sua posizione reale che al di là dell'interfaccia che ha agito come specchio. Vediamo ora qualche esempio. Sicuramente l'effetto specchio è un effetto fonte di errore in quanto questa è la seconda immagine che si viene a formare al di là del diaframma che è la struttura altamente riflettente, questa struttura non esiste, ma altro non è che l'immagine speculare dell'immagine reale che è questa. Questo appunto è un effetto specchio del parenchima epatico, al di là sempre del diaframma, e questo è l'effetto specchio, la seconda immagine, l'immagine falsa, sempre al di là del diaframma di una lesione epatica. Gli artefatti possono essere anche dovuti a errata regolazione delle apparecchiature, in primis da errata regolazione dei guadagni, come vediamo in questa immagine. Una corretta regolazione dei guadagni fa sì che la stessa immagine ecografica diventi appunto questa, dopo aver regolato in maniera corretta i guadagni. Questo perché gli ecografi permettono di regolare l'amplificazione degli echi di ritorno, quindi parliamo di guadagno, e gli echi provenienti dai tessuti più lontani sono in genere meno intensi e quindi devono essere amplificati di più rispetto a quelli prossimali, soprattutto quando andiamo ad analizzare delle strutture anecogene. Grazie.